Anche Arezzo ha celebrato la festa della musica con il suo personalissimo Guido Day in onore di Guido d'Arezzo. Ad organizzare l'evento la Fondazione Guido d'Arezzo e l'amministrazione comunale che per l'occasione hanno reso la città la capitale della musica. Tra i numerosi appuntamenti che si sono susseguiti nel corso della manifestazione, un convegno sulla scrittura musicale nel Palazzo della Fraternita. Lo sviluppo del pensiero è sviluppo della cultura, è sviluppo della musica in questo caso, perché stiamo parlando di Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo è stato una persona di ampio respiro, non ha soltanto guardato a quella che è il suo masterpiece, cioè alla produzione di un testo che fosse dedicato alla teoria e alla didattica della musica, ma ha anche partecipato vivamente a quella che era la mentalità e la politica, fra virgolette, ideologica della Chiesa nella prima parte dell'11. Al convegno è seguito il concerto di Francesco Corti, realizzato in collaborazione con l'Associazione Cori della Toscana e l'Associazione Gruppo Polifonico.